C'era rigore netto, c'è poco da dire. L'arbitro ha fatto un grande errore tecnico, c'è VAR, doveva andare a vederla. Io gli ho detto in campo, vai a vederti, ci metti un minuto, non è che ci metti tanto. Lui niente, ha detto che non era fallo e è finita là. Ci dispiace tanto perché abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perderla. Primo tempo abbiamo avuto tante palle gol e secondo me dovevamo chiudere da primo tempo perché Roma ci lasciava tanti spazi e noi negli spazi siamo bravi. Dalla tribuna ci avete dato l'impressione che no, non siete andati lì con cattiveria, grinta, di dirvi di andare a vedere il VAR, perché nell'occasione precedente Florenzi è stato veramente bravo, perché è andato lì, c'è stato 5 minuti davanti, finché questo non ha deciso col goniometro, col millimetro, con questo, a dire che c'era il piede di Sì. Piontek davanti. C'è questa differenza, la notate voi in Ma campo? sì, c'è questa differenza. No, noi l'abbiamo detto, se cominciamo a protestare lo sai, a noi ci danno i cartellini gialli, a altri non li danno, però stasera si è visto, ha fatto un grande errore, arbitro, proprio un errore tecnico che li facciamo anche noi giocatori, però lui c'è aiuto da su che si vede tutto e non poteva fare questo errore. Ci dispiace tanto perché, come detto prima, non meritavamo di perdere questa partita perché abbiamo fatto una grande prestazione. Rimane l'occasione persa, visto com'era la Roma, quello che ha mostrato sul campo, grande difficoltà. E sicuramente sì, come detto, al primo tempo abbiamo avuto tanti spazi, dovevamo fare un altro gol, forse chiudere la partita, non siamo riusciti, poi loro l'hanno pareggiato l'ultimo minuto di primo tempo e come detto su questi campi devi chiudere la partita e noi abbiamo fatto un grande primo tempo. Secondo tempo abbiamo avuto un altro 3-4 palle gol e alla fine è rigore, più di così non si poteva fare. Secondo me ci è mancato poco di portare i punti a casa.